Bentornati a Sei un mito, la rubrica di storie di Napoli che racconta miti, leggende e curiosità dietro le opere del Museo Archeologico Nazionale di Napoli. L'episodio di oggi non proviene dal mito, ma è realmente accaduto. Potremmo dire che si tratta della prima rissa da stadio della storia, ma avvenuta 2000 anni fa. La zuffa tra pompeiani e nocerini è un affresco proveniente da una casa romana del Parco Archeologico di Pompei. È un'opera straordinaria, ma cerchiamo di capire che cosa raffigura. Nel primo secolo d.C. i rapporti tra le città romane di Pompei e Nuceria Constantia, corrispondente alle attuali Nocera Inferiore e Nocera Superiore, non erano affatto buoni. Questioni politiche e territoriali avevano minato i rapporti tra gli abitanti dei due centri e si aspettava una scintilla per far degenerare completamente la situazione. Nel 59 d.C. Livineio Regolo, uomo dalla reputazione non proprio limpida, organizzò uno spettacolo gladiatorio all'interno dell'anfiteatro di Pompei e invitò ad assistervi alcuni cittadini di Nuceria. L'occasione ludica, però, fu il pretesto per l'acuirsi delle tensioni e subito dagli spalti dell'anfiteatro scaturì una rissa che assunse presto dimensioni notevoli. Si notano infatti una serie di personaggi coinvolti nella rissa. Altri invece sono caduti a terra, forse morti. Altri ancora tentano di fuggire. Anche Tacito racconta questo episodio nei suoi Annales. I pompeiani ebbero la meglio, perché potremmo dire giocavano in casa. I nocerini persero la vita, altri rimasero feriti e furono costretti a fuggire. L'unicità dell'opera sta non solo nel soggetto rappresentato, ma anche nei tanti dettagli che lo rendono realistico. Una vera e propria fotografia antica, unica nel suo genere. I campanilismi resistono tutt'oggi, questo si sa, ma un derby così acceso tra Pompei e Nocera è difficile che si ripeta, e meno male.